io pensai di fare una lettura a lume di candela dell'Antelami, dei bassorilievi dell'Antelami che erano nel palazzo a Parma, cioè la lettura, la visione, la scrittura, la fotografia di quello che si vedeva quando l'Antelami aveva fatto i bassorilievi, quando non c'era la luce elettrica, insomma, ecco. E così feci il primo lavoro, che fu la lettura dell'Antelami, mi andò molto bene. Poi da allora ho fatto il compianto di Niccolò dell'Arca, la somma delle cose che era più affascinante, il Cristo velato, che è stato il lavoro anche che mi ha preso di più, più difficile, perché proprio per il tipo di scultura del Cristo velato, che è splendida, e lì lavorando con un trabattello di 6 metri dall'alto e ammirare la bellezza di queste forme, con 6 persone che mi tenevano le candele, che io dall'alto comandavo, cioè più in alto, più in basso, eccetera, è nata questa lettura del Cristo velato. Beh, è una mostra molto suggestiva, molto bella, con un soggetto tra i più noti al mondo, ma anche bella la location e l'allestimento. Ancora una mostra importante nella nostra città, ancora l'arte, ancora la cultura, e quella la nostra arma con cui sempre di più stiamo facendo conoscere Napoli nel mondo.